Sono Cosimo De Vita, il rappresentante legale del Nuovi Lion di Empoli. Stamattina abbiamo deciso, dopo aver avvertito un poco tutte le istituzioni, e in verità c'è stata anche qualche trattativa nelle settimane scorse con l'ufficio predisposto nella figura quale dirigente la dottoressa Farano, e comunicazione con la dottoressa Fiocco, per una questione diciamo molto delicata, in quanto i mancati pagamenti, che milioni di euro a partire dal 2010 a oggi, purtroppo non vengono erogati nei tempi stabiliti. Questo mette in difficoltà le aziende, che purtroppo devono necessariamente ricorrere non solo al sistema creditizio e alle finanziarie, ma devono ricorrere anche al discorso di rimanere indietro qualche fornitore. Questi fornitori, tipo INPS, che lo Stato ha così messo in condizione le aziende che lavorano con la pubblica amministrazione, cercando di favorire, proprio per i ritardi della pubblica amministrazione sui pagamenti, hanno dato 120 mesi di tempo per pagare eventuali debiti che hanno nei confronti dell'erario. Bene, ignorando tutto questo, un dirigente, una dirigente dell'ASL, ha fatto pervenire il 13 gennaio una comunicazione via PEC che bloccavano i pagamenti se entro due giorni non avremmo portato il documento, il DURC, in autocertificazione, se non diciamo che doveva essere così pulito e immacolato come avrebbero potuto pretendere, visti i mancati pagamenti degli anni scorsi, dove si è creata una confusione enorme per quanto riguarda questi pagamenti, facendo indebitare sempre di più le aziende di tutto il comparto della sanità. Bene, a oggi noi registriamo una mancanza di dialogo da parte di queste persone, come fossero i padroni di questa ASL, cercando di non venire incontro a chi ha qualche problema in questo senso di mancato pagamento o magari avvertenze con l'ufficio dell'INPS per ottenere il DURC come loro lo richiedono. Ci dispiace che entro due giorni purtroppo noi non abbiamo potuto soddisfare l'esigenza di questa dottoressa, e noi siamo preoccupati perché tra qualche giorno le banche ci chiedono il rientro di quello che abbiamo anticipato. L'anticipazione deriva dal fatto che quotidianamente, per assistere questi ragazzi, 130 residenziali e 40 semiresidenziali, dove ci carichiamo di spese enormi dalla vigilanza e dall'assistenza riabilitativa, ma anche agli alimenti, alle cure di prima necessità, quale il latte, il pane, la carne, perché questi ragazzi purtroppo li assistiamo noi e con i soldi nostri eroghiamo un servizio che purtroppo poi alla fine questi signori dimenticano che devono responsabilmente erogare a noi quello che anticipiamo, si fanno negare, addirittura non pagano, nascondendosi dietro il documento del DURC. Bene, questa è una storia che deve finire definitivamente e che deve intervenire anche la magistratura, perché adesso è incominciata veramente. Gerardo Pagano, Nuovi Lion. Siamo un centro di riabilitazione che opera ad Empoli e ha in carico numerosi utenti caratterizzati da gravi disabilità, 130 nel regime residenziale, 50 nel regime semiresidenziale. Sono tutti utenti che hanno bisogno di un'assistenza continuativa, che oggi viene messa in crisi da una presa di posizione illegittima dell'ASL. L'ASL Salerno vuole praticamente condizionare i suoi pagamenti per le prestazioni rese da noi in regime di accreditamento definitivo, pretende la presentazione del DURC, un documento di regolarità contributiva. Praticamente questo documento non è richiesto dalla normativa vigente a carico delle strutture private accreditate, lo abbiamo dimostrato, abbiamo relazionato, abbiamo portato all'ASL tutta la normativa vigente in tema di DURC, hanno anche convenuto con noi che avevamo delle ragioni, ma al momento non si registra alcuna posizione nuova, l'ASL praticamente continua a pretendere questo DURC
E questa faccenda sta mettendo in ginocchio, che esulano dai mancati pagamenti dei contributi. Ci sono delle pendenze che non necessariamente derivano dai mancati pagamenti e per questo non si può pertanto presentare un DURC positivo. Come anche ci sono altre situazioni di altri centri che praticamente non hanno la possibilità di far fronte puntualmente ai contributi, anche se lo fanno nel momento in cui ricevono i pagamenti. L'ASL si ostina a non pagare e nello stesso momento chiede, anzi pretende, che alcune strutture paghino i contributi. È una situazione incredibilmente incresciosa. Abbiamo letto poi stamattina su un giornale, un quotidiano, che il direttore generale dice di aver preso questa posizione a difesa dei lavoratori, ma i lavoratori sono in piazza e i lavoratori non stanno dicendo che praticamente ricevono dei benefici da questa posizione dell'ASL, perché per assurda che sia, sembra che il mancato pagamento dell'ASL non consente il pagamento delle retribuzioni, quindi non c'è nessuna difesa dei lavoratori in tutto questo. Quindi noi pretendiamo il rispetto della legalità, il rispetto di quanto la normativa italiana dice e asserisce e dichiara. No, siamo stanchi di dover difenderci dalla stessa normativa, cioè viene applicata in maniera differente, distorta e illegale, e questo è basta. Oggi i lavoratori sono scesi in piazza perché anche loro sono stanchi di questa posizione. Se dobbiamo essere tutelati, vogliamo persone che ci tutelino sulla base della normativa dello Stato italiano, non di normative inventate che non esistono.